Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro, presso i piedi di lui. Piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospergeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro, dunque, lo amerà di più?» Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei, invece, mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei, invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei, invece, mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Vai in pace». Questa pagina del Vangelo è una delle più belle di Luca. Ci troviamo dinanzi ad una donna sconosciuta, se non per il fatto che è identificata dalla sua condizione di peccatrice pubblica. Questa donna profondamente grata, chinata sui piedi di Gesù, continua a lavarli con le sue lacrime, ad asciugarli con i suoi capelli, a baciarli e a profumarli con olio prezioso. Tutto questo in casa di un fariseo. Una descrizione minuziosa di particolari per sottolineare quanto questa donna fosse riconoscente nei confronti di Gesù. Lei infatti non compie tali gesti d'amore per acquistare il perdono di Dio, semmai è il contrario. Li compie perché è stata raggiunta dal perdono. È stata guardata da Cristo come mai nessuno ha fatto con lei. E lei ricambia col solo linguaggio che conosce, quello corporeo. Ed ecco che tale riconoscenza viene sigillata con l'assoluzione di Gesù: «I tuoi peccati sono perdonati», che si può tradurre anche con «restano perdonati». Il perdono di Dio è la sorgente della risposta d'amore di ogni persona.